Good evening, ladies and gentlemen. I'm so happy to find all of you here tonight in this opening evening of the new year. All my best regards and my warm greetings for all of you. I'm so happy to find a lot of people. It's really a pleasure. We have a lot of surprises to share with you tonight. And I would like to tell you that I have a very particular honor. I feel really very proud to have tonight and to present you and share with you the experience of three exceptional people. Among them, a wonderful person that I met 2 days ago here in the Academy. And I think that he arrived to me at the right time, as I told you that I was full of kind of desesperance of what we are doing. And when I met with Padre Giustino 2 days ago, it was really like a ray of sun. And I understood a lot of things. We chatted for a few minutes, but very, very dense and very full of peace and serenity. And I'm really very happy, and I felt doubly and triply honored to have him. But I would like to tell you, before presenting Padre Giustino, how it comes to organize such an event. In fact, it's thanks to my dear friend, Gael de Vichen, who is really the kind of star of the ICROM. And I'm telling that, and he has his colleagues all around, and I know by heart the value of Gael de Vichen and the ICROM. Actually, he's the special advisor of the Director General. I could tell that he's the pillar of this place. He's full of energy, fascinating personality. And I met with Gael 2 years ago, almost, maybe less, and I discovered a person who has, what we say, the conservation and the protection of the cultural heritage in his heart. He's committing everywhere in the world. Buonasera a tutti, buonasera a sconosciuti, buonasera colleghi, buonasera amici, buonasera. Ci sono posti nel mondo che stuzzicano la nostra immaginazione. Per entrare in questa categoria, questi luoghi devono essere difficili da raggiungere e dunque un po' isolati. E se è un posto dove la natura è particolare, è un posto dove l'uomo ha saputo inserirsi rispettando questa natura. Luoghi di questo tipo esistono, grazie a Dio ancora, per quanto tempo non lo so. Per darci un esempio, posso nominare in Algeria le pitture rupestre d'Al-Tassili, in Giordania la città di Petra, in Turchia le chiese rupestre di Cappadocia e in Egitto ovviamente il monastero di Santa Caterina, da cui avete già visto qualche foto. È proprio in questo luogo dove, grazie all'Accademia d'Egitto e alla sua direttrice, abbiamo la chance di essere qui stasera raggiunti. Per chi non ha avuto la chance di andare al monastero, farò un piccolo riassunto. È un luogo che è situato nel Tassili, nei monti del Tassili, a 1500 metri di altezza. Un luogo dove si può vedere, tra l'altro, il famoso Roveto Ardente, dal quale non abbiamo sempre sentito parlare, è lì presente. Un luogo dove Mosè è partito per ricevere le tavole della legge. Un luogo dove la madre di Costantino, Santa Elena, va a creare nel IV secolo il primo monastero che da allora mantiene la tradizione, 1600 anni. Un luogo riconosciuto dalle tre religioni del libro, quando si parla di tolleranza,
qui abbiamo un posto dove la tolleranza si può vivere tutti i giorni, un luogo caricato di storia e di storie, un luogo dove si trova una delle più antiche biblioteche al mondo, se non la più antica biblioteca al mondo, la biblioteca di San Dinale, molto molto più tardi. Un luogo dove si trova nella chiesa il mosaico della trasfigurazione, tema di questa conferenza. Per parlare di questo mosaico abbiamo due conferenzieri: Roberto Nardi, che con la sua squadra ha lavorato per salvare questo impressionante mosaico del VI secolo, e padre Giustino, che vive da 18 anni nel convento e che ci spiegherà come vede lui questo mosaico. Per preparare questo incontro abbiamo a lungo discusso se presentare per primo l'intervento tecnico sul mosaico e poi di presentare il significato dell'opera, o di intervenire la presentazione con il significato prima e poi l'intervento tecnico. E abbiamo deciso di fare il finalmente abbiamo deciso per questo ultimo ordine. Io non so a memoria, io sono un momento molto limitato. Finalmente abbiamo deciso per quest'ultimo ordine, pensando che solo avendo capito profondamente il significato religioso del mosaico si può capire perché un tale intervento tecnico doveva essere fatto assolutamente e i rischi se l'intervento non riusciva a buon fine. Per questo motivo parlerà per ultimo Roberto Nardi e per primo il padre Giustino, che vorrei presentarvi in poche parole. Padre Giustino è cittadino degli Stati Uniti, è nato nel Texas era di una famiglia protestante, ma dei studi di storia che ha fatto si converte all'ortodossia e entra in un monastero ortodosso a Boston all'età di 26 anni. Senza essere uscito dagli Stati Uniti, ha la voglia di vivere a Santa Caterina. Bel sogno, perché sono solo monachi europei e principalmente greci che vivono nel convento da 17 secoli. Per compiere il suo sogno userà, se posso dire, un piccolo stratagemma: chiede nel 96 di venire in visita a Santa Caterina. Il suo comportamento, la sua gentilezza, la sua erudizione lo fanno accettare dai monaci greci. E così la visita iniziata nel 96 dura da 18 anni. Si può pensare che durerà di più, perché nel frattempo la comunità dei monaci ha eletto padre Giustino come bibliotecario. Al termine dei 4 anni di incarico l'hanno rieletto per 4 anni e ancora rieletto nuovamente. E così il padre Giustino ha la carica di conservare un tesoro secolare incredibile, che comporta tra l'altro 3500 manoscritti latini, greci, arabi, ebrei, eccetera, eccetera, che costituiscono la seconda collezione al mondo dopo quella della Biblioteca Vaticana. E è il solo incarico. È l'unico. Ma padre Giustino sente
la necessità non solo di conservare, ma di far conoscere questa fonte eccezionalmente di informazione ai ricercatori del mondo che non possono venire al convegno. Per rispondere a queste domande, che provengono da tutti i ricercatori di tutto il mondo, il padre fotografia i documenti e le manda a chi lo chiede. E mi ha detto che ha molte richieste in attesa. Siamo dunque estremamente fortunati che il padre Giustiniano ha accettato di venire specialmente per questo, per 3 giorni a Roma, per darci la visione del mosaico della Trasfigurazione, di fronte al quale lui medita e prega tutti i giorni durante le cerimonie. Il padre Giustiniano parlerà in inglese con una traduzione consecutiva in italiano. Padre Giustiniano, la ringrazio dal fondo del cuore di essere venuto qui per parlarci della vostra visione di questo mosaico. Grazie Padre Giustiniano. It is a great honor to be with you here this evening and to speak about the significance of the Sinai 6th century Apse Mosaic. È un grande onore per me essere qui questa sera e poter parlare del significato del mosaico absidale del Santa Caterina del Sinai. Sinai is a harsh desert of steep granite mountains and narrow rock-strewn valleys. In this severe and barren land, it becomes difficult to sustain life. Il Sinai è un deserto ostile di ripide montagne di granito e strette valli coperte di sassi. In questa terra severa e brulla è difficile sopravvivere. And yet it was here that hermits and anchorites came in the latter 3rd and early 4th centuries, searching for places of solitude where they might pass their lives in prayer and fasting. Ciò nonostante, è stato qui che eremiti ed anacoreti vennero alla fine del 3° secolo ed all'inizio del 4° alla ricerca di luoghi di solitudine in cui potessero passare le proprie vite nella preghiera e nel digiuno. But Sinai is more than a harsh desert, for it was here that God revealed himself in a special way to the prophet Moses, first at the bush that burned with fire without being consumed, and then at the peak of Sinai where he received the tablets of the law. Ma il Sinai è più di un deserto ostile, poiché fu qui che Dio si rivelò in modo speciale al profeta Mosè, prima nel roveto che bruciò senza consumarsi, ed in seguito sulla cima del Sinai, dove ricevette le tavole della legge. Here also, some 600 years after Moses, God revealed himself to the prophet Elias, not in the wind, not in the earthquake, not in the fire, but in the voice of a gentle breeze. Qui, nuovamente, circa 600 anni dopo Mosè, Dio si rivelò al profeta Elia, non nel vento, non nel terremoto, non nel fuoco, ma nel sussurro di una brezza leggera. The first hermits wanted to live at the very place where God had said to Moses, "The place where you stand is holy ground." I primi eremiti vollero vivere nel luogo esatto dove Dio aveva detto a Mosè, "Il luogo sul quale tu stai è suolo santo." In the middle of the 6th century, the Emperor Justinian ordered the construction of a basilica and high surrounding walls at the traditional site of the burning bush. This church and the surrounding walls have survived intact to this day. Intorno alla metà del VI secolo, l'imperatore Giustiniano ordinò la costruzione di una basilica e di alte mura perimetrali nel sito tradizionalmente riconosciuto del Roveto Ardente.
Questa chiesa e le mura che la circondano sono sopravvissute intatte fino ad oggi. In the 7th century, Sinai came under Arab rule, but there is evidence that pilgrimage to Sinai was not halted by the Arab conquest of the peninsula, and monks continued to come to this remote wilderness, attracted by its austerity, its biblical associations, and its reputation as an established center of monasticism. Nel VII secolo il Sinai cadde sotto il dominio arabo. Tuttavia ci sono testimonianze che attestano che il pellegrinaggio nel Sinai non fu arrestato dalla conquista araba della penisola e i monaci continuarono a recarsi in questo luogo remoto e selvaggio, attratti dalla sua austerità, le sue associazioni bibliche e la sua fama come affermato centro monastico. The Sinai community can trace an unbroken continuity from that day to this. The monastery has remained a respected Christian institution within the surrounding larger world of Islam. La comunità del Sinai può tracciare una continuità ininterrotta da quel giorno ad oggi. Il monastero è rimasto una rispettata istituzione cristiana all'interno del più ampio mondo islamico che la circonda. Another remarkable example of continuity is the Jabaliya Bedouin, who live in the area of the monastery. Un altro straordinario esempio di continuità è rappresentato dai Beduini Jabaliya, che vivono nella regione del monastero. These Bedouin trace their descent to the soldiers who were sent by the Emperor Justinian to construct the monastery in the 6th century and continue to live there and guard it. Questi Beduini fanno risalire le proprie origini ai soldati che furono inviati dall'imperatore Giustiniano per costruire il monastero nel VI secolo e per stabilirvisi e difenderlo. The Bedouin became Muslims in the 7th century with the arrival of Islam. But from that time to this, there has been a history of support and harmony between the Sinai Monastery and the Jabaliya Bedouin. I Beduini divennero musulmani nel VII secolo con l'arrivo dell'Islam, ma da quel giorno fino ad oggi è esistita una storia di supporto reciproco ed armonia tra il monastero del Sinai e i Beduini Jabaliya. This is all the more remarkable when we consider that the monks are Greek-speaking Christians, while the Bedouin are Arabic-speaking Muslims. They differ thus in language, religion, and culture, yet we have lived together in peace and support, each respecting the other through the centuries. This is an important message and a sign of hope for our own days. Questo fatto è ancora più straordinario se consideriamo che i monaci sono cristiani di lingua greca, mentre i beduini sono musulmani di lingua araba, quindi diversi per lingua, religione e cultura. Eppure abbiamo vissuto insieme in pace e supporto reciproco, ognuno nel rispetto dell'altro, attraverso i secoli. Questo è un messaggio importante, un segno di speranza per i nostri giorni. The focal point of the Basilica of Sinai is a 6th century mosaic. In the apse below is a depiction of the Transfiguration of Christ. Above are medallions of the apostles, and below are medallions of the prophets, with David the prophet and king in the center. Il punto focale della Basilica del Sinai è il mosaico del VI secolo. Nell'abside sottostante si trova una raffigurazione della Trasfigurazione di Cristo. Sopra sono i medaglioni degli apostoli e sotto i medaglioni dei profeti, con Davide re profeta nel centro. At the top left is a depiction of the revelation of God to Moses at the burning bush. At the top right is a depiction of Moses at the peak of Sinai receiving the Ten Commandments. In alto a sinistra vi è una raffigurazione della rivelazione di Dio a Mosè nel rovescio ardente. In alto a destra vi è una raffigurazione di Mosè in cima al Sinai mentre riceve i Dieci Comandamenti. In the vertical space between these depictions and the apse, there are two angels holding orbs and scepters. They offer them to Christ, depicted in the center medallion, as the Lamb of God. Two other medallions have been identified as depictions of the Virgin Mary and St. John the Forerunner. Nello spazio verticale, tra queste raffigurazioni e l'abside, ci sono due angeli che stringono dei globi e degli scettri. Li offrono a Cristo, rappresentato nel medaglione centrale come l'agnello di Dio. Altri due medaglioni sono stati identificati come raffigurazione della Vergine Maria e di San Giovanni il Precursore.
The mosaic is complex in its imagery, but every detail is rich with meaning. Il mosaico è complesso nel suo linguaggio figurato, ma ogni dettaglio è ricco di significato. Christ dominates the center of the mosaic. His face is commanding and authoritative. Cristo domina il centro del mosaico. Il suo volto è maestoso, autoritario. His right hand is raised in blessing, while the left remains veiled. La sua mano destra è sollevata nell'atto della benedizione, mentre la sinistra rimane velata. To depict his white and shining raiment, the artist has used marble and glass tessery, ranging from white to blue-gray, with bands of color executed in yellow and brown glass, interspersed with gold leaf. Per raffigurare la sua veste bianca e splendente, l'artista ha usato tessere di marmo e vetro in una gamma che va dal bianco al blu grigio, con bande di colore realizzate in vetro giallo e marrone, intervallate da foglia d'oro. The reflective gold leaf vacillates from yellow to brown, matching one color or the other depending on shifts in the light. La foglia d'oro riflettente oscilla dal giallo al marrone, in corrispondenza con l'uno o l'altro colore, a seconda delle variazioni di luce. At close range, one can see that the figure of Christ is encircled by a narrow border of mosaic cubes that are transparent and deep amethyst in color. The border is not clearly visible at a distance, but this subtle technique serves to give even greater emphasis to Christ. Ad un esame ravvicinato si può notare che la figura di Cristo è delimitata da una stretta striscia di cubi di mosaico trasparenti, di un profondo colore ametista. La striscia non è chiaramente visibile a distanza, ma questa tecnica sottile serve a dare un'enfasi ancora maggiore al Cristo. He is depicted within an aureole of graduated blue tessery, set in four concentric bands, with the darkest blue at the center. Egli è raffigurato all'interno di un'aureola di tessere blu graduate, composte in quattro bande concentriche, con le tessere di blu più scuro al centro. Eight rays of light extend outwards from his person. The artist has achieved this by using the next higher register of color within each of the bands until the light emerges white from the aureole. Otto raggi di luce si proiettano verso l'esterno della sua persona. L'artista ha ottenuto questo effetto usando un registro di colore più alto per ogni banda, finché la luce emerge bianca dall'aureola. A ray of light extends to each of the figures who are with Christ, the holy prophets Moses and Elias, and the holy apostles Peter, James, and John. Un raggio di luce raggiunge ognuna delle figure che sono con Cristo, i santi profeti Mosè ed Elia, e i santi apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni. The upper panels of the Sinai mosaic depict on the left Moses at the burning bush and on the right Moses receiving the tablets of the law. I pannelli superiori del mosaico del Sinai raffigurano sulla sinistra Mosè di fronte al rovescio ardente e sulla destra Mosè che riceve le tavole della legge. These depictions are in reference to Sinai itself, for the monastery was built to enshrine the very place where God had said to Moses, put off thy shoes from off thy feet, for the place wherein thou standest is holy ground. Queste raffigurazioni sono dei richiami al Sinai stesso, poiché il monastero fu costruito per custodire l'esatto luogo in cui Dio disse a Mosè, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. And at the peak of Sinai, the God-trodden mount, which towers over the monastery, Moses had received the law in the midst of thunders and lightnings and a thick cloud upon the mount and the voice of the trumpet exceeding loud. E sulla cima del Sinai, il monte percorso da Dio che sovrasta il monastero, Mosè ricevette la legge nel mezzo di tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. In the depiction of Moses receiving the tablets of the law, on the right, we see that he is also flanked on both sides by steep mountains. Nella rappresentazione di Mosè che riceve le tavole della legge sulla destra, possiamo vedere che egli è affiancato su entrambi i lati da ripide montagne.
This is a reference to yet another revelation of God to Moses, for he had asked, I beseech thee, show me thy glory. Si tratta questo di un riferimento ad un'ulteriore rivelazione di Dio a Mosè, poiché egli chiese, io ti imploro, mostrami la tua gloria. And God had answered, thou canst not see my face, for there shall no man see me and live. Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock, and it shall come to pass, while my glory passeth by, that I will put thee in a cleft of the rock, and I will cover thee with my hand while I pass by. And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts, but my face shall not be seen. E Dio rispose, tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore, ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. In this we understand an important distinction. God, as he is known to himself, transcends our ability to perceive or understand. My face shall not be seen. In questo possiamo notare un'importante distinzione. Dio, per come è rivelato a se stesso, trascende la nostra capacità di essere percepito o compreso. Il mio volto non si può vedere. At the same time, God does reveal himself to us, and this St. Gregory the Theologian identifies with the majesty and the glory of God. Ma allo stesso tempo è Dio stesso a rivelarsi a noi, ed è questo che San Gregorio il teologo identifica come la maestà e la gloria di Dio. This is a key to a paradox that is found in Scripture. For we read in the Gospel of St. John, no man hath seen God at any time. And the Apostle Paul writes, whom no man hath seen nor can see. And yet we are promised in the Beatitudes, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Questa è la chiave di un paradosso che si trova nelle Scritture, poiché leggiamo nel Vangelo di Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto. E l'Apostolo Paolo scrive, nessuno fra gli uomini lo ha mai visto, né può vederlo. Eppure ci ha promesso nelle Beatitudini, beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Christ promised the vision of God to the pure in heart. In this, the mosaic of the Transfiguration is a summons to spiritual ascents. We chant on the feast of the Transfiguration, come, let us ascend into the mountain of the Lord, even to the house of our God, and behold the glory of his Transfiguration. Cristo ha promesso la visione di Dio ai puri di cuore. In questo, nel mosaico della Trasfigurazione, vi è una chiamata ad ascese spirituali. Durante la festa della Trasfigurazione recitiamo, vieni, facci ascendere alla montagna del Signore, alla casa del Dio nostro, e vedere la gloria della sua trasfigurazione. The Basilica at Sinai faces exactly east. Two windows immediately below the apse mosaic allow light to enter into the Vima, and there are another two windows high above, placed between the panels depicting God's revelation to the prophet Moses. La Basilica nel Sinai è rivolta esattamente ad est. Due finestre che si trovano sotto l'abside permettono alla luce di entrare nel Bema, mentre altre due finestre sono di sopra, tra i pannelli raffiguranti la rivelazione di Dio al profeta Mosè. During the cold winter months, the sun rises at a point far to the south, and its rays never enter directly into the altar. Durante i freddi mesi invernali, il sole sorge in un punto distante a sud, e i suoi raggi non colpiscono mai direttamente l'altare. But in the early spring, as the sun rises each day a little further to the north, one morning a ray of sunlight will enter into the Vima, crossing the sacred space and illuminating the area on the north side. Ma all'inizio della primavera, con il sole che sorge ogni giorno un po' più a nord, una mattina un raggio di sole entra nel Vima, attraversando lo spazio sacro e illuminando l'area sul lato nord. With each passing day, the sun enters into the altar more directly, until by the month of April, the sun's rays are entering the church in full radiance directly from the east. This usually coincides with the services of Holy Week and Pascha,
the triumphal celebration of the resurrection of Christ. Ogni giorno che passa, il sole colpisce l'altare in modo più diretto, finché nel mese di aprile i raggi del sole entrano nella chiesa, nel loro pieno splendore, direttamente da est. Questo di solito avviene in coincidenza con i servizi della Settimana Santa e della Pasqua, la trionfante celebrazione della resurrezione di Cristo. Services at Sinai begin each day at 4 o'clock in the morning, when the stars are still bright in the desert sky. At that time, the church is only lit by a few lamps and candles. I servizi liturgici nel Sinai iniziano ogni giorno alle 4 del mattino, quando le stelle ancora brillano nel cielo del deserto. A quell'ora la chiesa è illuminata solo da poche lampade e candele. In the course of the long service, the church becomes more visible, signaling the approach of day. Nel corso della lunga funzione, la chiesa diventa più visibile, segnalando l'approssimarsi del giorno. During the celebration of the Divine Liturgy, rays of sunlight enter into the church, shining first through the highest windows and soon after filling the entire sanctuary with light. Durante la celebrazione della liturgia divina, raggi di sole entrano nella chiesa, dapprima brillando attraverso le finestre più alte, e poco dopo colmando di luce l'intero santuario. The mosaic comes suddenly into full splendor, the gold leaf and 1,000 tesseri reflecting the light. Improvvisamente il mosaico risplende pienamente, la foglia d'oro di 1,000 tessere riflette la luce. The natural sunlight, the created light of this world, reveals the mosaic of the Transfiguration. In that moment when the eyes of the apostles were opened and they beheld the uncreated light of the Godhead filling all of creation with its radiance. La luce naturale del giorno, la luce creata di questo mondo, rivela il mosaico della trasfigurazione. E quel momento in cui gli occhi degli apostoli furono aperti e videro la luce non creata della mente di Dio riempire tutta la creazione con il suo splendore. Beneath it, daily, we celebrate the Divine Liturgy, embracing both the revelations of God in the past and the fulfillment of time in the future, bringing them together in the timeless reality of the Liturgy. Al di sotto di esso, ogni giorno, celebriamo la liturgia divina, abbracciando allo stesso tempo le rivelazioni di Dio avvenute nel passato e il compimento del tempo nel futuro, portandole alla vita nella realtà senza tempo della liturgia. Every icon is an eschatological vision, a glimpse into the promised kingdom that is to come when the saints shall be crowned with glory and when God shall be all in all. Ogni icona è una visione escatologica, uno sguardo di sfuggita al regno promesso che verrà, quando i santi saranno coronati di gloria e quando Dio sarà tutto in tutti. The Sinai mosaic of the Transfiguration is a supreme example of such a vision. Il mosaico della trasfigurazione nel Sinai è un esempio supremo di tale visione. Thank you very much.